Il 16 maggio 1974 a Milano viene arrestato Luciano Liggio, da quasi 20 anni ai vertici della mafia, divenuto padrino dei Corleonesi dopo aver eliminato il vecchio boss Michele Navarra. Luciano Leggio, diventato Liggio per l'errore di trascrizione di un brigadiere, nasce a Corleone nel 1925 in una famiglia povera che lavora la terra. Ha già 9 fratelli, ma è un bimbetto svelto e impara presto ad arrangiarsi per sopravvivere. Come delinquente esordisce con un colpo modesto. È un giovanottino e si arrangia rubando nelle stoppie covoni di grano. 3 guardie campestri lo vedono, uno lo denuncia. Primo arresto e all'uscita dalla camera di sicurezza, primo morto. La gente deve imparare a tacere. Quando nelle aule giudiziarie entra Luciano Liggio, i testimoni non ricordano o si smentiscono. Signor Leggio o signor Liggio, come preferisce? Io cognome fa Leggio, però per tutti sono signor Liggio. Allora, quindi tanto che io lo sto usando questo Liggio come nome in arte. Lei mi è quasi di firmo Liggio. Senta, signor Liggio, lei una volta ha detto, ho un ergastolo, leggo, una condanna a 22 anni, un'altra a 6, ma nei miei confronti non c'è una prova. Non ho mai parlato, non ho mai tradito. A Socrate fecero bere la cicuta, a me è toccata la galera. Sono stato condannato per ritorsione. Ne è sempre convinto? Sì, in pieno. Ma sono stato più fortunato di Socrate. Non ero all'altezza di Socrate, ma nello stesso tempo più fortunato. Ecco, da che però cosa... hanno cercato di farmela bere così a piccoli sorsi. L'amarezza della vita, perché continuando la galera è una piccola dose di cicuti al giorno, insomma. Senta, da che cosa nasce questa ostilità, questa persecuzione? Ma questo dovrebbe chiederlo a chi di questo ne ha tratto profitto e vantaggi. Comunque quello che intuisco io è che alle mie spalle si sono fatte delle carriere, arrampicatori senza scrupoli, hanno approfittato di questo mito che hanno creato nello stesso tempo, perché il mito serve. E non vogliono mollarlo, perché si sono fatte carriere, sono fatte molto denaro. Io allo Stato ho costato miliardi. Che cosa non ha funzionato nella sua vita? Ma da quando mi si guarda ha funzionato tutto. Non ho niente da rimproverare. A che cosa si riferisce lei? Beh, insomma, mi riferisco al fatto che sta qui dentro. Niente, non ha funzionato l'onestà e il zelo da parte di chi è stato chiamato a giudicarmi. Perché fin da ragazzo la chiamavano Cozzo de Fuoco, Chicco che brucia? Ma semplicemente io ero magrolino così. Ma sono stato sempre di una forza eccessiva e energico. Quindi questo spirito, questo ragazzo segreto che si muoveva sempre, era considerato qualcosa. Ma poi la verità fu un'altra. È nato, si è accresciuto questo discorso, che siccome, essendo orfano, mi restò a me la devozione dell'anima di mia madre. Quando si gioca tra bambini, lo sa come si finisce sempre per offendere i familiari. E chi deve buttare la domanda, e chi deve tosare, come mi veniva detta questa parola, a carico di mia madre, io non ragionavo più. Mi veniva dentro il bollore, questa nostalgia, non lo so, e cominciavo a menare questi bambini sproporzionatamente per quello che poteva essere l'offesa vista dagli altri bambini. Ma in effetti né io sapevo spiegare che cos'era, ma era questo, che a me mi si toccava il vivo, l'ansia di questo desiderio della madre che mi ha portato sempre, mi resta una devozione immensa. Qualcuno l'ha definito il volto nuovo della mafia. Lei che cosa sa di Cosa Nostra? Niente. E di questo gli hanno dato conferma anche il famoso pentito Buscetta, dicendo che non mi conosce come amico nostro né come uomo d'onore.
Mi dice però che vi siete trovati una volta per discutere se era il caso o no di organizzare una piccola insurrezione in Sicilia. Non è che lui è venuto con altri, non è che è stato lui a venirmi a cercare. Lui era in compagnia di altri, perché io con questo tizio non ho avuto mai, non ho avuto mai stima, non ho avuto mai fiducia, perché so chi è. Secondo la polizia il potere mafioso è passato da lei a Salvatore Reina. Questo Reina lo conosce? Che tipo è? Innanzitutto io non avevo potere mafioso da poter lasciare in eredità a nessuno, non sono, sono mai stato. E poi questo Reina lo conosco, è stato nella mia cella in compagnia per quasi 8 mesi. Lei dice che ragazzo è? Per me è un bravo ragazzo, una persona educatissima. Ma lei crede che esista Cosa Nostra? Ma che quello che io credo o non credo serve a niente. Se io mi devo basare sulla mia esperienza, io sono stato considerato capo mafia, capo di questo e capo di quello, e non è vero niente, io non sono niente. Quindi se mi devo basare sulla mia esperienza non esiste niente. Niente. Se mi devo basare sull'esperienza, sono fantone. Se poi esista, non lo so. Ma lei si è fatto un'idea, che cos'è la mafia secondo lei? È una cosa riprovevole? Senta, io, l'idea mia è stata sempre quella, che parlo sulla mia esperienza. Mm. Lei parla anche di Dio senza averlo mai incontrato. Certo, ma della mia esperienza, dandomi del mafioso sempre, continuamente, non credo che ho niente da rimproverarmi, o da aver fatto male a chi che sia nella mia vita, o da aver approfittato di una qualsiasi, sfido chiunque a provarmi diversamente di quello che dico. Leggendo vari autori che hanno parlato su questa parola mafia o mafia, e rifacendomi al Petrè, che è uno dei grandi cultori della lingua antica siciliana, mafia doveva essere una parola di bellezza, come bellezza non solo fisica, ma anche bellezza come spiritualità, nel senso che se incontra una bella donna, diciamo, il mafioso è sta femmina, è una bellezza. Un bel cavallo, il mafioso è sto cavallo. Un bel cappotto, il mafioso è un cappotto, insomma, il cappotto è un mafioso, cioè, era la parola, il significato. Sì, signore, era un complimento e un fenomeno di bellezza. Io, se è così... Se è così, lei non si offende se io dico il mafioso Alicio? No, non mi offendo, non solo, semplicemente mi duole che credo che non ho tutta quella ricchezza spirituale e fisica di esserlo un mafioso, insomma, di essere mafioso nel senso bello della parola. Va. A suo parere non esiste la mafia di cui parlano i giornali e i giudici, allora perché muore tanta gente? Questo deve chiederlo, scusi, a quelli che lo uccidono, a me che mi ha chiedato 20 anni che manco della signora. No, ma lei avrà un'idea, perché no, non ne muore altrettanta in Toscana, che io so, come, io dice, o in Emilia. Come gli dicevo, non ho la mentalità dell'inquirente, quindi non vado a sindacare perché io, non cosa dirci, cosa ci posso dire. Siamo gente sanguigna, se tu questo sì. Gente che magari in altri posti si, una cosa si chiude con una scazzottata e lì si chiude con il corpo del revolver, ma più di questo cosa vuole che le dica? C'è stata una guerra tra la mafia di Corleone, considerata la più dura, e quella di Palestrina e Stefano Bodente, considerata moderata. Lei ne sa niente? Ma quando questo discorso? Da quando questo? Beh, credo da qualche anno fa. 7, 8, 9, 10 anni fa. Non ti piace, io avevo 15 anni che sono in carcere di continuo, e 5 anni l'avevo fatto prima, e sono 20, io ho fatto 20 anni di carcere. Che cosa vuole che sappia io queste cose che succedono fuori, che succedono poi? Non so completamente niente. Ma lei di un qualche peccatuzio si riconosce colpevole? Ma io, non ho mai detto, di essere un santo. E sarebbe assurdo pensare che sia un santo. Non sono un santo. E se un altro tenta di pestarmi i piedi, non mi piace. E se posso... E quando se ne ha male, che cosa fa? Niente, non mi piace, le dico di smetterla, che non l'accetto questo discorso. E se non smette? E se non smette, gli pisto il suo. È normale.
O che dice, facciamo fatta, dai che fate, quello che dice Gesù Cristo, se uno ti dà un schiaffo ci mette la guancia così. E a guancia dove, non sei io se dovrei dare la guancia sempre a ognuno che muore dare uno schiaffo. Quanto guancia dovrei avere per tutti questi molluschi che credono di diventare uomini accanendosi su di me? Perché la maggioranza di questi che si accanisce su di me sono l'ultimo anello fangoso della società. Molluschi, chi è pederasta, chi è licenziato della moglie, chi è... Allora credono di diventare duri, di diventare uomini scagliandosi sul legge, ma è possibile. Come riempi i giorni e le notti? Ma prima leggevo moltissimo tutto quello che mi capitava sotto mano. Ora mi sono dato un po' ai colori, alla grafica e sinceramente mi sento più appagato, nel senso, lavorando. Lei ha nostalgia del suo paese? Ho nostalgia non solo del mio paese, ma di tutta quella povera gente che conosco, che ho conosciuto, con i quali ho dormito nelle varie stalle, nelle fattorie del territorio, quando io lavoravo e facevo l'agricoltura. Ma se lei tornasse lì non correrebbe qualche rischio? Ma no, ma nessun rischio. Poi, come dicevo io, la morte non la considero un rischio, perché è questo che si riferisce lei, il rischio di danno. Vede, il rischio lo corre chi fa del male, non quello che lo riceve, perché questa è una teoria sbagliata, che se molte persone capissero che il male resta a chi vive e non a chi muore,